Buonasera e bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione di TG Cosmos. Apriamo il giornale di questa sera occupandoci di cronaca. Non ce l'ha fatta Antonio Tomei, il 46enne, che sabato 22 agosto è rimasto coinvolto in un incidente stradale a Contursi Terme. Il cuore di Antonio ha smesso di battere stamattina presso il Policlinico di Napoli. Il 46enne, titolare di una nota agenzia di viaggi, era alla guida del proprio scooter quando in via Festola, per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri, si è schiantato contro un'autocisterna adibita al trasporto gas. Nel violento impatto tra lo scooter e il mezzo pesante, Tomei ha battuto violentemente la testa a terra. Il ferito era stato subito trasportato all'ospedale San Francesco di Oliveto Citra con codice rosso. A causa delle gravi ferite riportate, però, si era reso necessario il trasferimento in eliambulanza presso il reparto di rianimazione del secondo policlinico di Napoli. Ha fruttato un bottino di 5.000 euro la rapina a mano armata messa a segno questo pomeriggio intorno alle ore 14.30 ai danni di distributore di benzina di Capaccio. Due persone a volto coperto a bordo di una moto di grossa cilindrata si sono fermate nel distributore Petrolchimica Sud in località Vuccolo Maiorano sulla strada statale 166 degli Alburni e con le armi in pugno hanno obbligato il benzinaio a consegnargli l'incasso della giornata, circa 5.000 euro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Agropoli e del nucleo radiomobile e della stazione di Capaccio Capoluogo. Cambiamo argomento, più trasparenza nei lavori pubblici e nell'acquisizione di beni e servizi. Il presidente della provincia Giuseppe Canfora firma un decreto con procedure più rigorose. Per i particolari seguiamo il servizio di Pierluigi Pacello. Il presidente della provincia di Salerno Giuseppe Canfora ha firmato il decreto che introduce procedure molto più rigorose e trasparenti per l'esecuzione di lavori pubblici e per l'acquisizione di beni, servizi e forniture in economia. L'amministrazione provinciale ha istituzionalizzato l'albo telematico degli operatori economici, vietando gli affidamenti diretti e rendendo sempre obbligatori le consultazioni e l'invito di tutti gli operatori economici iscritti, anche per le ipotesi in cui l'ente non vi sarebbe tenuto. Il presidente Canfora inoltre ha introdotto prescrizioni molto più rigorose per l'affidamento di lavori pubblici d'urgenza e di somma urgenza ed ha stabilito che le prescrizioni contenute nel decreto dovranno essere applicate anche a tutte le società partecipate dell'amministrazione provinciale. Con questo decreto, dichiara Canfora, la provincia di Salerno diventa una vera e propria casa di vetro per le procedure relative alle opere pubbliche ed alle acquisizioni di beni e di servizi. Con particolare riferimento agli interventi dettati dall'urgenza o dalla somma urgenza, l'amministrazione dispone per il dirigente, il responsabile di procedimento o il tecnico incaricato che provvedono a redigere il verbale, riportando le motivazioni e le cause che rendono indifferibile ed urgente l'esecuzione dei lavori ed affidi in forma diretta l'esecuzione a uno o più operatori, interpellando tramite PEC le imprese iscritte all'albo telematico dei lavori, secondo criteri di rotazione, di prossimità e di disponibilità. Il consigliere regionale Luca Cascone non è più assessore al Comune di Salerno. Protocollate questa mattina le dimissioni. Per i particolari il servizio. Dopo oltre 7 anni, questa mattina ho protocollato le dimissioni dal ruolo di assessore alla mobilità del Comune di Salerno. In questo lungo periodo ho provato a svolgere questo ruolo con abnegazione e disponibilità, commettendo sicuramente diversi errori, ma impegnandomi quotidianamente a risolvere ogni singolo problema mi venisse sottoposto. Continuerò da altri luoghi ad impegnarmi per la mia città, per tutto il territorio provinciale e non solo, restando ovviamente a disposizione dell'amministrazione di Salerno per tutti i contributi che potrò ancora fornire. Lo scrive sul suo profilo il consigliere regionale Luca Cascone, già assessore ai trasporti del Comune di Salerno ed oggi presidente della Commissione Trasporti della Regione Campania. E occupiamoci ora del Comune di Sala Consilina, dove appunto presso il Comune, su invito del Comitato Promotore Referendum 2015, vengono raccolte le firme sugli 8 quesiti referendari pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale numero 164. Chi è intenzionato a firmare potrà recarsi nell'ufficio di segreteria generale secondo piano Casa Comunale via Mezzacapo. Questi gli 8 quesiti referendari per cui è possibile firmare. Eliminazione dei capilista bloccati e delle candidature multiple.
Eliminazione della legge elettorale proporzionale con premio di maggioranza, capilista bloccati e candidature plurime. Eliminazione delle trivellazioni in mare, eliminazione del carattere strategico delle trivellazioni, superare la politica delle grandi opere, esclusione del demansionamento, tutela del lavoratore dai licenziamenti, tutela della docenza e dell'apprendimento per una scuola di tutti e non del preside manager. La raccolta avviene il lunedì dalle ore 9 alle ore 12, il martedì dalle 16 alle 18 e il giovedì dalle ore 9 alle ore 12. E occupiamoci ora della pagina degli eventi. A San Rufo il 4 settembre un seminario sulla prevenzione del tumore al seno. Vediamo il servizio. L'associazione La Voce e l'Eco, in collaborazione con il Comune di San Rufo, organizza per venerdì 4 settembre alle ore 20.30 presso la piazzetta antistante la farmacia La Regina un seminario per la prevenzione del tumore al seno. Nel corso della serata interverrà l'oncologo specialista Tommaso Pellegrino con l'obiettivo di favorire la cultura della prevenzione su un tema particolarmente rilevante come il carcinoma mammario, che in età giovanile è la patologia tumorale più frequente in Italia. Informare e sensibilizzare le giovani donne affinché ricorrano regolarmente e adeguatamente a corretti esami diagnostici, ad una sana alimentazione e a stili di vita sostenibili. E sempre per la pagina degli eventi, si terrà venerdì 4 settembre presso il Castello Macchiaroli di Teggiano l'appuntamento organizzato dalla Banca Montepruno, che a causa delle avverse condizioni climatiche del 21 agosto scorso fu rinviato. Ritorna pertanto all'interno del programma di eventi Montepruno Summer. Vediamo. Si terrà venerdì 4 settembre presso il Castello Macchiaroli a Teggiano l'appuntamento organizzato dalla Banca Montepruno, che a causa delle avverse condizioni climatiche era stato rinviato il 21 agosto scorso. Ritorna pertanto all'interno del programma di eventi Montepruno Summer, una serata alla quale parteciperanno importanti artisti che spazieranno dalla musica, alla recitazione fino alla comicità. Con orario di inizio previsto per le ore 20.30, infatti, in un anfiteatro creato all'interno delle mura del Castello Macchiaroli, si darà vita all'evento che la Banca Montepruno ha voluto fortemente proprio a Teggiano, il primo comune che ha ospitato una filiale della banca nel Vallo di Diano. Come già anticipato, anche questa sarà un'occasione utile per mettere in luce gli importanti risultati economici e reddituali che la banca ha conseguito nel corso della prima metà dell'anno, e sarà ancora una volta cura del responsabile dell'area direzione della banca, Cono Federico, analizzare tali valori. La serata quindi vedrà lo stesso palinsesto previsto per lo spettacolo originario del 21 agosto, con le esibizioni di due giovani talenti del Vallo di Diano, accompagnati dall'orchestra del maestro Antonello Cascone, Ilena Cimmino, flautista teggianese, e Rino Tufano, giovane cantante che per 2 anni è stato, con il supporto della Banca Montepruno, allievo presso il Centro Europeo Tuscolano, l'Accademia di Musica di Mogol. Oltre a loro si esibiranno il gruppo di soprani, le Loving, intervallate dall'attore Sasa Trapanese, e lo showman Gino Riviecio, con uno spettacolo comico molto elegante che ha riscosso grande successo anche durante il Montepruno Day. La presentazione della serata sarà affidata da Anna Maria Sudano e dal responsabile della comunicazione della banca, Antonio Mastrandrea. E sempre per la pagina degli eventi ci occupiamo di cinematografia. È stato il cortometraggio Sonderkommando del regista materano Nicola Aragone ad aggiudicarsi la 14ª edizione del Villamare Film Festival, svoltasi dal 26 al 29 agosto in piazza Porto Salvo a Villamare. Per saperne di più, seguiamo subito il servizio. Il vincitore della 14ª edizione del Villamare Film Festival è Sonderkommando di Nicola Aragone. È stato il cortometraggio Sonderkommando del regista materano Nicola Aragone ad aggiudicarsi la 14ª edizione del Villamare Film Festival, svoltasi dal 26 al 29 agosto in piazza Porto Salvo a Villamare, in diretta su 105 TV. L'accennata storia omosessuale, sbocciata nel grigiore dei terribili lager nazisti, ha messo d'accordo i componenti della giuria artistica: l'attore Lando Buzzanca nelle vesti di presidente, lo sceneggiatore Giorgio Arlorio, il regista Nino Russo, l'attrice Cinzia Mirabella, il direttore d'orchestra Gerardo Di Lella e il giovane casting director Andrea Axel Nobile. Era cinema, poi era emozionante in maniera terribile. La cosa che è straordinaria è che alla fine
una ragazza che si spoglia per andare a morire, sì, mette un velo al coso, all'obiettivo, per non disturbare la gente, il pubblico. Avete scelto Due piedi sinistri di Isabella Salvetti. La proclamazione dei vincitori ha avuto luogo nella serata di sabato 29 agosto, quando il festival ha chiuso le sue quattro serate con un gran finale, partito con l'ouverture dell'attrice Cinzia Mirabella, un omaggio tra il divertente e riflessivo alle donne e al loro desiderio di essere amate, e culminato con il monologo dell'attore e conduttore Pippo Franco. L'artista, dopo aver ripercorso la sua carriera, raccontando al pubblico il suo approdo a una dimensione più spirituale, si è lanciato in un monologo che ha rispolverato la storia di grandi personaggi, Pitagora, Machiavelli, Leonardo da Vinci, Darwin, per diffondere messaggi brevi, piccoli, corti, appunto, intessuti di riflessioni filosofiche e di battute. Un'immagine inedita del Pippo Franco cabarettista a cui siamo abituati, che però non ha mancato di invitare il pubblico all'ironia e all'allegrezza per una visione più vera e completa della vita. La chiusura è stata poi affidata al dopocinema gastronomico con i fritti di Maria del ristorante Il Ghiottone di Policastro, innaffiati dai vini della cantina Vinosia, alla musica di DJ Teus, dedicata alle colonne sonore ballabili, e ai fuochi pirotecnici della Piro Cilento Fireworks di Vibonati. Il Villamare Film Festival ha fatto scivolare così il quarto petalo di cinema disseminato lungo il suo viaggio 2015, un arrivederci all'anno prossimo con un'esperienza e una consapevolezza in più. Si è conclusa in Piazza Cristo Re a Polla la settima edizione di Sorrisi d'Estate, kermesse organizzata dalla Proloco Tanagro Pollese con il sostegno della Banca Montepruno. Tanto pubblico e momenti di comicità, quelli regalati dal trio napoletano I Ditelo Voi, nome d'arte di Francesco De Fraia, Mimmo Manfredi e Raffaele Ferrante. Il grande pubblico ha avuto modo di apprezzarli nel programma Colorado Caffè su Italia 1, ma è stato il programma Made in Sud su Rai 2 a consolidare il loro successo. Ma ascoltiamoli ai microfoni di Claudia Monaco. L'avevamo aspettato. Siamo in compagnia dei Ditelo Voi, Ironia e Simpatia, questa sera a Sorrisi d'Estate a Polla. Benvenuti. Grazie, bentrovati. Vi presento, insomma, questo è Francesco. Salve, quello... buonasera, benvenuti. Questo invece alla mia sinistra è Mimmo Manfredi. Salve, buonasera e benvenuti. Benvenuti. Volevamo dirvi tante di quelle cose. Io sono Lello. Io sono Lello. Chi sei tu? Lello. Scusa, faccio l'intervista che stiamo facendo una cosa. E il Napoli ha pareggiato al San Paolo 2-2. E Lello, qua bip, stra bip di tutti i bip, di chi è bip? Di chi è bip? Sì, siamo qui, siamo felicissimi, siamo in attesa, interpretando attesa di cominciare lo spettacolo. Speriamo che si divertano, no? Cosa pensi? Io? Non lo so, dimmelo tu, cosa pensi che si divertano? Speriamo, no? No, Francesco, parlate voi perché sto pensando ai guain. Tutto bene. Quanti guain tieni in famiglia? 10 guain. Cosa ne pensate del Vallo di Dià? Beh, è una zona meravigliosa e noi ci siamo persi parecchie volte in questi posti, ma anche non volendo. Il navigatore ci ha portato in giro, una volta ci ha lasciato su un pizzo di una montagna. Però è stato bello perché abbiamo visto la natura vis-à-vis. No, Mimmo, vuoi dire qualcosa di Higuain o Caglion? No, Caglion deve uscire secondo me a fine primo tempo, però passerei. Io sono Lello, buonasera. Lello, l'abbiamo già detto, non devi dire sempre il tuo nome, loro lo sanno. Qual è il segreto del vostro successo? Siete un trio affiatato alla fine. I capelli, sì, lo so, sembrerà strano detto così, però il nostro segreto sta nei capelli, che noi siamo nati così e moriremo così peggio. Ecco, abbiamo qua un esempio di, insomma, un valido esempio di capelli diradati, capelli confusi, capelli rotti. Capelli rotti è bellissimo. Lello. Ma io vorrei aggiungere a proposito della Insigne, quando doveva uscire? Insigne deve uscire dopo 10 minuti del secondo tempo. Perfetto, invece l'hanno tenuto in campo. Tenuto in campo. Perfetto. E abbiamo pareggiato. Però abbiamo cambiato un difensore e due centrocampisti che giocavano bene. Bravo. Viva Sarri! Bravo, Sarri. Complimenti.
questo campionato, insomma, Forza Napoli. Sempre Forza Napoli, noi dobbiamo anche criticare, perché come tutti siamo anche noi piccoli CT, quindi va bene così. E lui è Lello. Forza il Sud, io sono Lello. Lello. Tutti i sudici d'Italia, un saluto da Lello. Allora ne facciamo, da dietro voi, un saluto a tutti gli spettatori di Onda News, e mi raccomando, secondo me il Napoli doveva Lello e lui è il Napoli, e noi salutiamo, tutti gli amici di Onda News. Ciao ragazzi. Io sono Lello. Lello sarà lì. Testata in bocca, no titolo, gioco azione, prego. Ed ora, per sapere che tempo fa domani, cedo la linea al meteo. Benvenuti al meteo di Cosmos TV. Queste le previsioni per domani. Giornata serena. I venti saranno prevalentemente deboli e soffieranno da ovest-sud-ovest con intensità di 8 km orari. Temperatura minima di 19 gradi e massima di 32 gradi. Bene, e con la rubrica dedicata al meteo termina qui la nostra edizione del telegiornale di Cosmos TV. Prima di salutarvi vi ricordo i consueti contatti, il nostro numero di telefono 0975 20 68 28, la nostra mail info@cosmostv.it. Per chi volesse seguire la nostra programmazione in streaming su internet, www.cosmostv.it. Grazie per essere stati con noi come sempre, vi do appuntamento alla prossima edizione e intanto vi rimando a quella delle ore 14 di domani con il TG Flash. Buona serata a tutti.